Italia Sveglia in realtà non è un progetto, è un'alleanza, una piattaforma di lavoro comune tra tre organizzazioni, Cittadinanza Attiva, Slow Food e ActionAid, che sono accomunate da alcune cose e precisamente dalla centralità che ha per tutte e tre le organizzazioni il tema della partecipazione dei cittadini, di quanto il protagonismo civico può essere una marcia in più rispetto alla risoluzione dei problemi. E quindi un po' il presupposto comune, il famoso articolo 118, ultimo comma della Costituzione, che prevede e legittima questo ruolo più attivo per tutti i cittadini nelle politiche pubbliche. È una piattaforma che vuole essere un po' stabile, non è destinata a interrompersi come se fosse un progetto. Il primo tema sul quale proveremo a lavorare insieme è proprio il tema della ristorazione collettiva all'interno dell'ambiente scolastico, all'interno delle scuole. Abbiamo già visto che su questo, nonostante ci sia un'attenzione anche del governo in questo momento per i temi della scuola in generale, mancava anche nel testo di legge che è in discussione, che si chiama La Buona Scuola, mancava un qualsiasi riferimento al tema dell'educazione alimentare. Allora la prima cosa che abbiamo cercato di fare è di introdurre nel testo della Buona Scuola un emendamento, un riferimento anche al tema dell'educazione alimentare, perché come sappiamo poi il problema dell'obesità infantile è un problema molto grave, specialmente in alcune zone d'Italia. E poi abbiamo deciso come prima cosa da fare insieme di lanciare una petizione, e c'è un hashtag Io Mangio Giusto, e che è quello che useremo, per chiedere che ci siano da parte del governo delle indicazioni da dare a tutti i comuni su delle linee guida per una ristorazione che usi per esempio i prodotti stagionali piuttosto che i prodotti fuori stagione, cosa che ancora non accade in tutte le mense italiane, che usi anche delle forme di protezione del lavoro per chi opera all'interno delle scuole e distribuisce i pasti. Ci sono delle commissioni mensa di cui fanno parte i genitori, che dovrebbero essere il luogo per eccellenza della partecipazione nelle scuole, che però bisogna far funzionare, quindi bisogna che i comuni per esempio li attivino sempre e dovunque, e che i genitori imparino ad esercitare un ruolo attivo all'interno di queste commissioni.